Ciao ragazzi, buonasera, come va? È appena entrato in ispezione qua il cane, il nostro Leopoldo, è entrato un attimo, ha visto, ha messo la testa oltre la porta e se n'è andato. Vabbè, insomma, contento lui, contenti tutti. Questa sera sono da solo perché la mia compagna è andata fuori in viaggio a godersi la vita e ha fatto più che bene, francamente. E io invece ho fatto una full immersion di lavoro. Ho sistemato una cosa che mi premeva tantissimo fare, che è la mia presentazione, appunto, finita, fatta, via va in stampa. E poi sto facendo per i vari rami sui quali opero, per ogni ramo una brochure, diciamo, dedicata in modo da specificare i servizi che vado a fare per ogni ramo, no? Quello che facciamo per ogni ramo, che non è uguale per tutti, fondamentalmente, perlomeno l'interesse non è condiviso da tutti. Quindi mi premeva un sacco fare queste cose qua e ho finito da poco, devo dire la verità, sono le 11, ho finito da poco, devo ancora mangiare, tra l'altro, quindi sono pessimo se non ho la mia guida, la mia fiamma a fianco a me. Risulta tutto un po' più difficile, anzi, senza un poco risulta tutto molto più difficile. E quindi ecco, un po' mi dispiace che sono solo, però forse è meglio così, così riesco a tirare avanti prima del fine settimana e poi sono libero. Anche con la testa ci sono un po' di più. E cosa vi aggiorno? Vi aggiorno che sono stato in fiera. Ho girato negli ultimi giorni, ho girato due fiere, qui vicino, insomma, non troppo distanti. E tra l'altro la fiera era proprio di settore, settore quest'ultima. E devo dire la verità, non è da tantissimo che io sono dentro questo mondo nel quale lavoro, no? Nelle piscine. Non è che è da 30 anni che sono dentro o che sono comunque 10 anni, 9 anni, 10 ormai. Però, caspita, vai a queste fiere e vedi sempre le solite cose, cioè è assurdo, ma si vedono sempre le solite cose, la stessa gente, gli stessi modi di fare soprattutto. E questo mi preoccupa molto perché se vedi fuori, no, tutto evolve a una velocità missile balistico e vedi che là c'è sempre il solito approccio. Sì, caspita, è destinato ad esaurirsi, cioè è destinato a non avere un futuro queste cose qua. Ma è normale, è logico, non ho più quell'appeal, quella cosa, non si può comunicare alla stessa maniera nella quale si faceva 10 anni fa o semplicemente 3 anni fa, senza andare troppo distanti. Quindi sono rimasto un po' a bocca asciutta, se non per qualche piccola occasione, appunto come ho raccontato ieri di aziende nuove, insomma, dall'estero cinese, ma una boccata d'aria, ecco, tutto qua. Ciao ragazzi, buona serata.